Ciao a tutti, una delle domande che mi viene fatta spesso è da cosa comincio? Ho l'auto nuova e adesso voglio elaborarla e non so da dove partire. Allora, ci sono dei sempreverdi in questo settore che sono sicuramente l'aspirazione, quindi il filtro aria, la linea di scarico, quindi magari il terminale, e un'elaborazione elettronica, quindi un modulo o una rimappatura. Queste elaborazioni sono comuni e possibili su tutte le auto, grosso modo. D'altra parte, quello che però io consiglio è sempre di ragionare su quello che si vuole ottenere. Quindi non dobbiamo seguire gli altri o quello che leggiamo o quello che ci viene detto. Dobbiamo fondamentalmente tenere in considerazione che si tratta di una passione, di un passatempo, di un qualcosa che ci deve dare felicità, soddisfazione, ci deve far stare bene. Quindi, se a me non interessa nulla del sound, magari non inizio dallo scarico, non inizio dall'airbox. Se a me interessano le prestazioni, magari inizio da una mappa, che è la cosa che mi dà più prestazioni nel rapporto qualità-prezzo. Se invece delle prestazioni a me non interessa e non c'è da vergognarsi, cioè è una cosa che io non capisco, però posso comprendere che ci sia qualcuno magari più interessato ad altri aspetti. E quindi magari io voglio il sedile con la scritta Recaro o Sparco perché mi fa stare bene, cioè è il mio modo di personalizzare l'auto e di viverla al meglio, perché no? Perché no? È un'elaborazione ed è una personalizzazione. Ricordo che tuning significa regolare, sistemare, adattare al meglio. Quindi non c'è un manuale della perfetta elaborazione. Scegliete semplicemente quello che più vi piace. E se volete dei consigli più specifici o parlare di qualche progetto in particolare, noi siamo sempre a disposizione. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci. A presto, ciao ciao.